Il vento sta decisamente cambiando. Ricordate quando qualche giorno fa, qualche settimana fa, qualche ora fa, mi verrebbe da dire, tutti erano convinti della conferma di Max Allegri? Allegri rimane tranquilli e saldamente confermato. E io vi dicevo, occhio, perché invece qualcosa si sta muovendo, perché la logica ti porta a pensare che la Juventus sta pensando al post Allegri. Logica che la vediamo già dalla notizia di Giuntoli, e molti dicevate no, ma Calvo l'ha confermato, questo l'ha confermato, Elkan l'ha confermato. È vero, sono però gli stessi insieme ad Agnelli che anni prima confermavano Allegri nel post Ajax, confermavano Sarri nella fine stagione, confermavano Pirlo a fine stagione, poi però arriva la fine della stagione e sono costretti inevitabilmente a cambiare. Ecco, secondo il Corriere di Torino oggi, anche secondo il Corriere di Torino, come vedete tutti stanno cominciando a rivoltare la situazione e a cambiare idea sulla vicenda, anche secondo il Corriere di Torino, la Juventus è sempre più intenzionata a mandare via Allegri. Si parla di sostituto, si parla di movimenti per liberare Allegri, si parla di movimenti per cercare una nuova soluzione che possa piacere anche a Giuntoli, anche lui sempre più vicino. Quindi analizziamo tutto insieme. Io vi invito a seguire il video perché analizzeremo tutto nel dettaglio, soprattutto delle notizie che ci fanno capire quale sarà il nuovo percorso della Juventus. Io come sempre ricordo qui su FCM News Sport sarete costantemente aggiornati in maniera del tutto gratuita sulle vicende della Juventus. Quindi se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e supportateci con un semplice like. Soprattutto diteci la vostra qui sotto nella sezione dedicata ai commenti, che è liberamente dedicata appunto a voi. E allora si parla di chiaramente di un Allegri che fin da subito ha alzato le mani. Io ho un contratto di altri 2 anni e da qui non mi muovo. A lui ha risposto chiaramente dopo le brutte parole che non sono piaciute a John Elkan, proprio lo stesso Elkan, che ha detto: Allegri sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato ad affrontare le prossime 2 partite. Quindi, come vedete, già ha cambiato un po' il registro, non ha parlato più del prossimo anno, ha parlato delle prossime 2 partite. Una qualificazione che chiaramente non, fondamentalmente è difficile da raggiungere in Champions League, però è chiaro che qualcosa si è mosso nelle ultime settimane, soprattutto nel post Siviglia. Attenzione, perché i giocatori hanno totalmente voltato le spalle, e lui lo ha detto, lo stesso Allegri ha detto: queste ultime 2 partite saranno complicate perché ho visto i giocatori svuotati, ho visto i giocatori con la testa altrove. Chiaramente è uno spogliatoio che non ha accettato di buon grado le parole di Allegri. Ricorderete il caso Cuadrado, il caso Szczęsny, il caso legato ai giocatori. Guarda caso, dopo queste ultime partite, Di Maria di colpo ha deciso che vuole andare via. Guarda caso, di colpo, gente come Vlahovic e Chiesa è messa sul mercato. Ecco, cominciano a delinearsi un po' le situazioni. E allora succede che cosa? Succede che intanto il primo punto da cui ripartire è Giuntoli. L'arrivo di Giuntoli, lo continuo a dire da mesi, è in netta contrapposizione con la presenza di Allegri, perché l'arrivo di Giuntoli vuol dire che c'è un DS che sceglie i giocatori. E, ve lo continuo a dire da mesi, Allegri è stato chiamato, una roba che, ripeto, continuano molti a dimenticare, che Allegri è stato chiamato per un progetto di 4 anni, scelto da Agnelli, che aveva il compito di allenare, ma anche di scegliere i giocatori da allenare. Non a caso, lui sceglie Paredes, sceglie Pogba, sceglie proprio Di Maria, sceglie tutti i giocatori sicuri per il famoso instant team, e poi quindi non ha bisogno di Cherubini che va a fare lo scouting. Cherubini deve soltanto, insieme ad Arriva Bene, andare a prendere i giocatori, convincerli, anche grazie alla maestria e il carisma, proprio lo stesso Arriva Bene, cercare di convincerli e chiudere gli accordi. Questo era la Juventus fino allo scorso anno, il progetto di Agnelli era questo. Mentre in passato non era stato dato adito a questo tipo di progetto e Paratici aveva bloccato questo dicendo no, li scelgo io. Ecco, guarda caso, Paratici manda via Allegri. Allegri torna dopo 2 anni e Agnelli stavolta si mette alla parte di Allegri dicendo: Paratici, hai visto che hai sbagliato a dire che il calcio di Allegri non andava, volevi Pirlo, volevi Sarri, riprendiamo l'usato sicuro, però stavolta i giocatori li sceglie lui e quindi Paratici va via. Succede che Agnelli quindi affida ad Allegri il compito di gestire tutto, anche gli acquisti. L'arrivo di Giuntoli dopo 2 anni è un chiaro segnale. Il segnale è: i giocatori non li scegli più tu. E siccome Allegri e Giuntoli sono in 2 mondi diversi, perché Giuntoli è abituato a prendere i giocatori non esattamente fenomeni, non esattamente De Ligt a 80 milioni o Cristiano Ronaldo a 100. Né Pogba a 0, né Paredes, ma è più facile che ti prende
quest'anno abbiamo visto i migliori forse, quindi Kimmich, Kvaratskhelia e quant'altro, ma anche se è stato pagato tanto, ma anche Osimhen, mi viene da dire. Cioè giocatori, o lo stesso Di Lorenzo, o Mario Rui, giocatori che all'inizio quando arrivano dico però poi alla lunga ti dimostrano di essere giocatori importanti. Mi viene in mente Anguissa, mi viene in mente Lobotka. Sono tanti i nomi da questo punto di vista. E proprio il Corriere di Torino parla dell'arrivo di Giuntoli, che è praticamente già fatto, ma attenzione perché potrebbe anche esserci un accordo. Intanto la novità è che arriva un contratto che potrebbe essere non di 5 anni ma di 3, quindi questo è il primo aspetto di cui parla il Corriere di Torino, ma attenzione perché insieme a lui potrebbe arrivare anche Giuseppe Pompilio, 45 anni, danni, braccio destro di Giuntoli. E attenzione perché si sta creando quindi un nuovo staff per gestire questa nuova Juventus che, come vi diciamo da tempo, dovrà lavorare molto più con le idee che con i soldi, perché questo è un aspetto importantissimo, un aspetto che non si scappa da questo. C'è una Juve che non può più prendere 75 milioni a gennaio e prenderti Vlahovic di turno, o 50 e ti prende il miglior difensore come Bremer. È una Juventus che dovrà un po' più guardare altrove, cercare dei nomi che lì per lì non ti dicono nulla, ma che poi alla lunga possono essere interessanti. Per fare questo però deve avere anche un allenatore che non pretende tutti i campioni come Allegri, ma un allenatore che si può accontentare di qualcosa di meno. Anche il Corriere di Torino fa un nome e va dritta su un nome, così come l'hanno fatto altre testate giornalistiche. Si va sempre più verso quello che è il nome di Igor Tudor, allenatore che ha già di fatto allenato, ma come secondo la Juventus era il secondo di Pirlo. Lui non accettava di buon grado il ruolo di secondo, perché lui di fatto tra Baroni e Pirlo era l'unico che aveva già fatto allenatore, perché ricordiamolo, ha allenato l'Udinese in passato, ha allenato il Verona con ottimi risultati e ora al Marsiglia è terzo in Ligue 1, quindi diciamo una gestione molto importante. Tra l'altro da poco stanno uscendo proprio le dichiarazioni di Tudor, che ai tempi del Verona già parlava della sua idea di calcio. Lui diceva: il calcio attendista è speculativo, è già stato superato da anni. E io personalmente, sono parole di Tudor, le potete trovare anche su internet da qualche parte, diceva: nel calcio moderno è importante attaccare l'avversario, aggredire l'avversario. E io sono delle opinioni che, se mi chiedi, è meglio vincere 1-0, 4-3, secondo voi Allegri cosa direbbe? Chiaramente 1-0. Ecco, lui invece cosa ha detto? Io preferisco sempre il 4-3, perché io preferisco vedere la mia squadra non attendere e essere attendista e speculare, ma aggredire, azzannare la preda, cercare di colpire più volte l'avversario, e quindi io preferisco sempre vincere 4-3. Parole che chiaro, tra l'altro, in questo momento, dopo 2 anni di Allegri, il tifoso juventino prenderebbe per buone in qualsiasi modo, in qualsiasi momento. Però è per farvi capire che se tu prendi un allenatore del genere, cambi di nuovo rotta, cerchi di nuovo qualcosa di nuovo. E se tu prendi Giuntoli, io vedo molto più idoneo un nome come quello di Tudor che non come quello di Allegri. Mi sembra abbastanza evidente, cioè il progetto non può che ripartire da questo. E quindi Giuntoli starebbe anche sondando nuovi tecnici, altri tecnici, perché il rapporto tra la Juve e Allegri è sempre più ai minimi storici, è inutile girarci intorno. Staremo a vedere come andranno le prossime partite, staremo a vedere come finirà la stagione, al netto di tante situazioni di extracampo che chiaramente vedono coinvolte la Juventus. Io voglio sapere che ne pensate voi, voglio sapere soprattutto come vedete la situazione Juve. E soprattutto, è Tudor il nome giusto eventualmente per il futuro? Analizziamo il tutto qui sotto nei commenti.